Terme di Cervia 60 anni tra natura e cura, e questo è il titolo del volume che celebra lo stabilimento romagnolo da anni meta del divertimento costiero, un angolo di puro benessere incastonato fra la pineta e il mare. Possiamo dire quindi che il segreto delle Terme di Cervia è nel sale? Sì, è strettamente legata sia alla storia del sale e alle modalità stesse di produzione del sale e all'utilizzo di questi fangui, di queste acque reflue della produzione del sale e sulla produzione di un liman, come si diceva, particolare con delle caratteristiche anche terapeutiche che fanno delle Terme di Cervia un unicum nella sua realtà appunto di stabilimento termale. Un volume celebra questa importante struttura romagnola? Sì, abbiamo pensato per la ricorrenza del 60° anniversario della società di fare questo volume da un'idea che è venuta insieme al vice sindaco Armuzzi e a Oscar Turoni della Civiltà Salinara, con una persona che spero che venga stasera, Giorgio Colombo, il primo direttore delle Terme, che è quello che le ha viste nascere alla fine degli anni 50, con molti aneddoti e molti fatti. Poi da lì si è costruita l'opera con vari interventi autorevoli del professor Brilli, parla dell'Europa nel Novecento, l'Europa delle Terme nel secolo scorso, poi le terme che abbiamo qua attorno, non solo quelle di Cervia, ma tutta la Romagna che è una terra ricca di acque, e quindi l'opportunità turistica di salute e di benessere e di terme per chi decide di frequentare la Romagna